Dall'alba di oggi decine di uomini delle forze dell'ordine hanno eseguito 5 sfratti nelle abitazioni di edilizia popolare del Ferro di Cavallo di Via Tavo nel quartiere Rancitelli di Pescara. L'operazione antiabusivi segue di alcuni giorni una analoga che c'era stata sempre a Rancitelli ma nel complesso del treno di Via Lago di Capestrano. In azione questa mattina gli uomini di Polizia, Carabinieri, Municipale, Guardia di Finanza, 118, Vigili del Fuoco, oltre a personale dell'ATER, Enel e Pescara Gas. Soddisfatto il presidente del Consiglio regionale Lorenzo Sospiri che ha dichiarato: lo avevamo promesso, lo stiamo facendo, altri 5 appartamenti popolari liberati e riassegnati, escono i delinquenti, entra chi ne ha diritto, andate via da soli perché noi continueremo, ha detto ancora Sospiri, grazie ai fondi stanziati dal presidente della regione Marco Marsilio. Presenti questa mattina al Ferro di Cavallo anche il sindaco di Pescara Carlo Maci e l'assessore all'edilizia residenziale Isabella Del Trecco. Le operazioni di sgombero sono andate avanti per tutta la mattinata. Dei 5 sgomberi effettuati, 3 sono stati conseguenti ad esecuzioni di sequestro preventivo, 2 sono stati invece gli sgomberi ordinari. Nel corso delle operazioni nell'area del Ferro di Cavallo sono state sequestrate una dozzina fra auto e scooter privi di copertura assicurativa e con telai abrasivi.